Le 300 aziende del metadistretto Veneto del legno e dell'arredamento soffrono maledettamente della crisi. Nei primi 7 mesi dell'anno il fatturato è calato enormemente. La domanda interna è rimasta stazionaria diversamente da quella estera che è controllata. I livelli occupazionali sono rimasti pressoché inalterati attraverso il ricorso alla cassa integrazione. A fotografare lo stato del settore legno e arredamento è la Fondazione Nord-Est. Attraverso una ricerca questionario sono emerse una serie di indicazioni. Soluzioni, bisognerebbe avere la palla magica, il che è difficile, però diciamo una propensione al cambiamento importante in questo settore, che va verso un nuovo modello di impresa che tenga conto di vecchi fattori competitivi mixati con nuovi fattori che assolutamente non si possono dimenticare. Primo tra tutto tutti quei fattori diciamo immateriali che possono dare valore aggiunto al prodotto, ma soprattutto una nuova diciamo apertura internazionale e posizionamento sui mercati. Dal check-up della Fondazione Nord-Est emerge che gli imprenditori sono aperti alle nuove sfide, ma sostengono che la ripresa non sarà prima del 2010. In questo lasso di tempo, le aziende del legno e dell'arredamento ritengono necessario studiare nuove strategie per aggredire soprattutto i mercati esteri, Cina, Russia ed India in particolare. Ritengono inoltre fondamentale puntare sull'innovazione, sulla ricerca, sulla comunicazione e sulla necessità di aggregarsi per abbattere i costi, perché dopo la crisi rimarranno nel mercato le aziende più competitive. Dal canto suo, il presidente di Federlegno, nell'ambito della presentazione della ricerca, propone un po' di autocritica. Rosario Messina punta l'indice sulla politica delle vendite. Sostiene che è sbagliato dire che un mobile costa 1000 euro per poi fare lo sconto del 60%. IKEA, uno dei maggiori concorrenti del settore, dice un prezzo e quello rimane. Perciò, è l'invito di Messina, i listini devono essere reali, credibili. E il governo, che ruolo gioca in questo settore? Il taglio dell'IRAP è sufficiente? Ecco cosa pensa il presidente di Confindustria Veneta, Andrea Tomat. Chiediamo innanzitutto alla politica di fare due cose: da un lato continuare a sostenere il tema degli ammortizzatori sociali, dall'altro sostenere la richiesta delle imprese di avere una maggiore disponibilità di credito. Ovviamente questo va coniugato comunque con una capacità ed una determinazione degli imprenditori a trovare delle soluzioni, lo abbiamo sentito anche a questo convegno. Il mio convincimento è che ci sia molta capacità nel ceto imprenditoriale di questo territorio, che oggi, superata diciamo, la prima fase particolarmente acuta, ha bisogno di trovare anche e provare nuove soluzioni e nuovi schemi.